Benvenuti e bentrovati. Oggi l'Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova ospiterà l'ultimo appuntamento del ciclo Psicolabili. Psicolabili è una serie di incontri volti ad offrire alla cittadinanza informazioni, ma soprattutto momenti di condivisione su diverse tematiche in ambito psicologico, considerato soprattutto il contesto socio-economico che ci appartiene attuale. Oggi tutto è in trasformazione e questo cambiamento è visibile nelle modalità comunicative, a livello relazionale, nell'espressione degli stati emotivi personali e anche nelle abitudini quotidiane. Salutiamo dunque la nostra ospite di oggi, la relatrice, la dottoressa Giulia Fioravanti, buongiorno, del Centro Antiviolenza Frida. Partirei subito con le domande. Partiamo con la prima. Chiediamo alla dottoressa come è possibile educare al rispetto delle pari opportunità e valorizzare le differenze di genere. La domandona. Sicuramente l'aspetto più importante riguarda i progetti che si possono fare su questa tematica in ambito scolastico, quindi proprio a partire dalle scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, proprio perché anche noi abbiamo un progetto in quest'ambito e vediamo come già nel periodo degli elementari i bambini e le bambine tendano già ad avere un linguaggio stereotipato rispetto al genere, comunque ad avere già chiari quali sono i ruoli che la società si aspetta da un maschio piuttosto che da una femmina. Quindi sicuramente è importantissimo lavorare già nelle scuole rispetto a questo, al fine proprio di educare i bambini a riconoscere quelli che sono gli stereotipi di genere e quindi educarli anche a capire come rispettare l'altro con le differenze che ognuno di noi ha, in questo caso riferite al genere maschile piuttosto che femminile, e quindi garantire pari opportunità all'accesso nel rispetto delle differenze. E come seconda domanda pensavamo come prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Gli ambiti in cui è possibile fare questo sono molteplici, sono praticamente tutti gli ambiti in cui lavoriamo, operiamo o viviamo quotidianamente. Noi abbiamo deciso come associazione di affrontare questo argomento da un punto di vista non solo operativo ma anche teorico attraverso proprio l'apertura di un centro antiviolenza. Che ha sede, ricordiamo? A San Miniato, okay. In provincia di Pisa, sì. È un centro antiviolenza che si caratterizza proprio per essere prima di tutto un laboratorio sociale e culturale, perché oltre ad accogliere la possibilità di ospitare donne vittime di violenza con i propri bambini, il centro non è nascosto, è un luogo pubblico, visibile, attraverso il quale è possibile anche implementare delle azioni di sensibilizzazione, oppure di avere un monitoraggio costante di quelle che sono anche le trasformazioni che può avere la violenza contro le donne, perché può cambiare, possono cambiare alcuni aspetti a seconda della se le vittime sono straniere, a seconda della nazionalità, oppure dei momenti anche storici nei quali viviamo. E quindi cerchiamo di mettere insieme tutti questi aspetti, quindi dall'ospitalità, dall'accoglienza e quindi dall'aiutare le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza, a tutto quello che riguarda proprio la ricerca, il monitoraggio, le attività di informazione e di sensibilizzazione. Direi che è tutto molto chiaro. Saluto la dottoressa Giulia Fioravanti, vi aspettiamo, il ciclo Psicolabili con oggi si conclude, vi aspettiamo per il prossimo ciclo e quindi vi rimandiamo a consultare il nostro sito internet per maggiori aggiornamenti.